L'elezione è avvenuta al termine di una seduta consiliare durata quasi 5 ore che nella prima parte aveva visto l'insediamento del nuovo consesso civico marsalese. A determinarlo sono stati i 18 voti dell'intera maggioranza che, altrettanto compatta, ha proceduto poi all'elezione del vicepresidente nella persona di Arturo Galfano, rappresentante della lista Cambiamo Marsala. A completare il plenum dell'ufficio di presidenza, che in base al nuovo regolamento prevede un terzo riservato all'opposizione, sarà Eleonora Milazzo, che oltre ai voti del suo schieramento, quello facente capo, l'onorevole Grillo, ha ottenuto anche i voti di parte della maggioranza, raggiungendo quota 24. Il ruolo di Presidente del Consiglio, che dire, fa piacere, perché fa piacere già prendere 1.143 voti di preferenza, quindi la responsabilità di rappresentare 1.343 persone più i 3.500 voti di lista, che abbiamo anche fatto una lista, la lista democratici di Marsala, quindi approfitto per ringraziare tutti i candidati della lista, a cui va sicuramente il mio ringraziamento in modo particolare. E essere votato poi dal Consiglio, quindi un'ulteriore elezione da parte dei 18 consiglieri, sicuramente ti gratifica perché significa che ti riconoscono un ruolo, l'hai fatto bene, l'hai svolto bene. Da sempre è stato così che la maggioranza prende il presidente e il vicepresidente, anche se da quest'anno c'è la novità dell'ufficio di presidenza e di conseguenza c'è l'onorevole Milazzo, che noi come maggioranza abbiamo votato, perché ci sembrava corretto dare anche noi un segnale di apertura verso la minoranza, votando la collega Eleonora tutte all'unanimità. Purtroppo così non è stato, forse qualcuno magari un po' o scherzosamente, un po' provocatoriamente non ha messo il suo nome.